Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come configurare il nostro quad da 140 mm. Per prima cosa rimuoviamo le eliche. È molto importante in quanto in fase di configurazione i motori possono attivarsi alla massima potenza causando gravi danni a cose o persone. Prima di collegare la batteria è sempre meglio verificare l'assenza di eventuali corti. Possiamo aiutarci con uno smoke stopper o con un multimetro. Questo modello non ha il cicalino, quindi seleziono 200 ohm. Come vedete, se i puntali toccano tra loro, nel display compaiono dei numeri, quindi mettiamo i puntali nel connettore XT60. Come vedete, rimane il numero 1, questo significa che non vi è alcun corto nella scheda. Iniziamo creando un nuovo modello sulla Taranis. Premiamo il tasto menu e scendiamo fino a trovare il primo slot libero. Premiamo Enter e creiamo un nuovo modello. Qui scegliamo Multi e andiamo avanti cliccando Page. Quindi confermiamo premendo Enter. Ora creiamo le switch. Andiamo nella pagina Mixer e scegliamo il primo canale libero. Premiamo Enter e andiamo in Source. Poi premiamo Enter e muoviamo la switch che vogliamo assegnare. Poi exit per uscire. Ripetiamo il processo per gli altri switch che vogliamo assegnare. Adesso bindiamo l'XM Plus. Andiamo a pagina 2 e assicuriamoci che l'internal RF sia selezionato di 16. Quindi clicchiamo su BND. Qui scegliamo canale 1.8 telemetry on e sentirete questo suono. A questo punto non ci rimane che premere il tasto failsafe sulla ricevente, collegare la batteria, rilasciare il tasto failsafe e scollegare la batteria, quindi premere di nuovo BND. In descrizione trovate il mio tutorial dove spiego passo passo come effettuare il bind. Adesso facciamo l'aggiornamento degli ESC e verifichiamo che i motori girino nel verso giusto. In questa fase è importantissimo rimuovere le eliche del quad. Colleghiamo il quad al PC e alla batteria, poi avviamo la BLL Suite. In questo menu a tendina scegliamo come bootloader CleanFlight. In port assicuriamoci di scegliere la COM giusta. Poi clicchiamo su Connect. Ora siamo pronti per eseguire l'aggiornamento. Clicchiamo su Flash BLL. Clicchiamo OK e si apre questa finestra. Il sistema trova in automatico il modello dei nostri ESC e ci fa installare l'ultima versione disponibile. Clicchiamo OK, poi Yes. Partirà il processo di aggiornamento. Al termine, in automatico, ci verrà chiesto di aggiornare anche gli ESC 2, 3 e 4 con la stessa procedura. Noi confermiamo cliccando per tutti OK, poi Yes. Ora che abbiamo tutti gli ESC aggiornati all'ultima versione, verifichiamo che il senso di rotazione sia giusto. Andiamo in Motors e abilitiamo il controllo motore. Possiamo aiutarci con del nastro carta per capire meglio il senso di rotazione. Il motore 1 gira nel verso giusto. Il motore 2 no, quindi bisognerà dare il reverse. Anche il motore 3 gira nel verso sbagliato, quindi andrà invertito. Il
il motore 4 è ok, gira nel verso giusto. Ritorniamo nel tab ESC Setup per dare reverse ai motori 2 e 3. Qui facciamo in modo che rimanga solo l'ESC numero 2. Poi andiamo in Motor Direction e scegliamo Reverse. Quindi clicchiamo Write Setup. Ripetiamo la stessa cosa per il motore numero 3. A questo punto abbiamo terminato la configurazione degli ESC. Ora configuriamo il Flight Controller, ci servirà il Betaflight Configurator. Se non l'avete ancora installato, trovate il link in descrizione per scaricarlo. Usate anche l'Impulse RC Driver Fixer per installare i driver del Flight Controller, il link è sempre in descrizione. Clicchiamo su Connetti e andiamo in Port. La prima cosa da fare è assegnare Serial RX alla WART 2, in modo da far riconoscere l'XM Plus al Flight Controller. Andiamo in Configurazione. Scegliamo il protocollo degli ESC, per un quad così piccolo 18300 è sufficiente. In System mettiamo Gyro e PID a 4K. Qui abilitiamo l'accelerometro, ci servirà per usare le modalità Angle ed Horizon. In Receiver scegliamo Serial Based Receiver. Come protocollo scegliamo SBUS. In Outer Feature attiviamo Telemetry, Air Mode, OSD e Dynamic Filter. Attiviamo anche il D-Shot Beacon, in questo modo useremo gli ESC al posto del buzzer. Clicchiamo Save e Reboot. Su Power and Battery non dobbiamo settare nulla. Speed Tuning per il momento lo lasciamo di default. Io ho solo aumentato l'RC Rate per fare roll e flip più veloci. In Receiver settiamo l'RSSI Channel nell'AUX 12. Per maggiori dettagli in descrizione trovate il mio tutorial su come settare l'RSSI nell'XM Plus. In Mod assegniamo le switch alle funzioni di Betaflight. Sono settaggi personali e ognuno li sistema a modo suo. Vi faccio vedere come imposto i miei. Usiamo la prima switch per armare il nostro quad. Diamo il comando nella posizione 2. La seconda switch la usiamo per le modalità di volo. Nella posizione 1 non mettiamo nulla, quindi ci sarà la modalità acro. Nella posizione 2 mettiamo angle. Nella posizione 3 mettiamo horizon. La terza switch la usiamo per il beeper nella posizione 2, poi impostiamo il turtle mode nella posizione 3. Quindi salviamo. Il tab motor non ci interessa. Nel tab USD cerco di lasciare il minimo indispensabile. Attiviamo il valore RSSI e la carica della batteria. Posiziono questi valori al centro del display. Gli ultimi due tab al momento non ci interessano. I settings su Betaflight sono terminati. Questo era il mio video su come configurare il quad da 140 mm. Nel prossimo video faremo un test di volo. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.